Quindi chi è un cristiano, secondo San Paolo, nella lettera ai Filippesi? È un tema molto rilevante e interessante, perché Paolo scrive molte volte a molte comunità. In questa lettera ai Filippesi, la cosa interessante è che San Paolo scrive quando sta in carcere. Si pensa che questa lettera è stata scritta nel 50 più o meno, e che San Paolo era in carcere, e quindi scrive alla comunità dei Filippesi che aveva visitato, ovviamente, che aveva fondato, esortandoli ad andare avanti nella conoscenza di Gesù e dandogli un messaggio di fede e di speranza. Quindi colpisce perché San Paolo è in carcere, ma si vede lo zelo per questa comunità. Nonostante lui sta in carcere ed è provato, scrive a questa comunità perché gli vuole bene, quindi gli dà dei consigli da padre. Quindi per mezzo mio stasera, per mezzo della lettera ai Filippesi di San Paolo, riceveremo dei consigli da un grande padre spirituale che ha accompagnato San Paolo molte comunità e molti cristiani, che ha formato tanti discepoli di Gesù innamorati veramente del Signore, e che ha formato veri cristiani, tanto che lui poteva dire: fatevi miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quindi possiamo ricevere oggi da San Paolo, per bocca mia, perché io non sono come San Paolo ovviamente, però molti consigli per essere veri cristiani oggi, quindi seguire il nostro cammino di formazione e di discepolato di Gesù. Ok, quindi vediamo alcune caratteristiche. Prima, secondo San Paolo, nella lettera ai Filippesi, il cristiano è una persona che è stata afferrata da Cristo. Che vuol dire questo? San Paolo nella lettera ai Filippesi lo spiega e ci fa vedere una delle sue esperienze fondamentali. E dice: perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Filippesi 3,12, vi ho messo questo verso che mi sembra molto indicativo. Paolo vive in primo luogo l'esperienza di essere stato in qualche momento della sua vita, tutti sappiamo la conversione di Paolo, proprio afferrato da Gesù, conquistato. Questo verbo conquistare è tradotto male, ci sono alcune traduzioni che traducono afferrare, che rende di più l'idea di quello che vuole dire San Paolo, e perché è importante e rilevante pure per noi, che il cristiano, la prima cosa che lui dice, il cristiano è, primo profilo dell'identikit, una persona che si riconosce afferrata da Gesù, conquistata da Gesù. Che vuol dire questo afferrare? Che significa per Paolo questo conquistare, essere stati conquistati? Due cose. La prima, che certamente Gesù ci ha conquistato, ci ha salvato. Mi veniva in mente in questa parte l'immagine di quando tuo figlio o tua figlia sta per fare qualcosa che gli mette la vita in pericolo, e tu lo acchiappi proprio, lo afferri così e dici: oh. Questa è l'esperienza che ha fatto San Paolo. La sua vita, lui pensava che andava benissimo, però in un momento lui è stato afferrato da Dio e riportato sul vero cammino, no? Quindi quella è l'esperienza della salvezza che ha fatto San Paolo, no? E quindi perché è importante riconoscere questo? Perché quello sveglia in San Paolo molte volte, anche nei cristiani, e difatti San Paolo nella lettera ai Filippesi lo dice: rendete grazie al Signore in ogni momento. Perché? Perché siete stati conquistati, afferrati pure voi. Io non so le vostre storie, non so le vostre vite, ma io ho fatto esperienza, pure San Paolo sicuramente, che in un momento, sicuramente sono sicuro che in qualche momento della vostra vita, quando tu percepivi di aver toccato il fondo, il tuo fondo, che non significa per forza che sono stato nella droga, o perché ciascuno ha un'esperienza di aver toccato il suo fondo, no? Da lì
Da lì Gesù ti è venuto a pescare. Da lì ti è venuto a conquistare. Da lì ti ha acchiappato e ti ha riportato in vita o nel cammino, no? Questa è un'esperienza, una certezza profondissima che forma l'identità di San Paolo e che dice San Paolo che deve formare l'identità di tutti noi. Quindi chi sono io cristiano, un salvato da Gesù? Gesù è entrato nella mia vita, piano piano, con più forza, e mi ha salvato, mi ha afferrato. Mi veniva in mente un'altra immagine che forse ci può aiutare, che definisce la nostra identità, è come un po' il legame tra noi e Dio, è come un po' un bambino che c'ha una corda e tira da un lato e il padre che tira dall'altro. E forse in qualche momento della tua vita è capitato, come mi è capitato pure a me, che Dio ti ha fatto tirare la corda e ti stai allontanando, ma prima di farti cadere Dio poi ti dà lo strattone e ti riporta. Quindi questo vuol dire che c'è un legame profondissimo, no? Tra noi e il Padre, che sempre ci afferra. Quindi questa è la prima. Afferrato vuol dire salvato. E questo fa parte della mia identità, dice San Paolo, e della nostra identità come cristiani. E poi il secondo aspetto di questo essere stati afferrati e conquistati è che adesso, oggi per noi, che abbiamo già forse fatto questa esperienza, essere afferrati significa non solo che Gesù lo ha fatto, sennò che vuole ancora conquistare la tua vita. Gesù oggi, Gesù di Nazareth, vivo, presente, vuole conquistare, afferrare, prendere in mano le redini della tua vita. Quello vuol dire pure, è il secondo aspetto. Gesù vuole prendere sempre di più le redini della mia vita, essere il centro, veramente, no? Quindi domanda per te. Paolo si riconosce, dice, io sono stato conquistato, Gesù ormai sta al centro della mia vita, Gesù ha preso le redini, tiene in mano la mia vita, sono stato afferrato e conquistato. Quindi domanda, in che cosa devi ancora farti conquistare, in quali aspetti della tua vita? Gesù forse non è il centro, in quali aspetti io devo ancora lasciare che Gesù prenda le redini in mano, consegnargli quella situazione o non so, qualsiasi cosa, ma in quali aspetti? Quindi il cristiano è uno che vive con questa consapevolezza. Gesù è entrato nella mia storia, mi ha afferrato, mi ha salvato, mi ha riportato a casa, mi ha ridato la vita, e anche sono consapevole che Gesù lo vuole fare ancora oggi di più. Quindi io mi lascio conquistare da lui. Ok. Un santo chiamato alla santità, secondo aspetto. Una cosa che mi colpisce, ho messo all'inizio della lettera ai Filippesi, quasi vede un po' male, però dice Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono affini. Così inizia la lettera ai Filippesi. E questo è un tema, un saluto ricorrente nelle lettere a San Paolo. Se voi prendete l'inizio di quasi tutte le lettere, trovate questa parola che ci interessa, che andiamo a vedere da vicino. Chiama tutte le comunità che ha visitato, attenzione, sono comunità che lui ha visitato anche da poco, perché San Paolo andava, evangelizzava, le comunità nascevano e poi quando lui vedeva che era formata la comunità andava da un'altra parte. Quindi non è che erano cristiani che stavano camminando, però la cosa che sempre mi colpiva è che chiama queste persone, questi cristiani e queste comunità santi. E quindi una domanda è, ma quindi
La santità è una, è l'inizio della vita cristiana o l'approdo finale, il risultato finale? Perché io sempre ho pensato, santo arrivo ad essere in cielo, oppure santi sono coloro che dopo una vita in seguimento a Gesù e sforzi eccetera eccetera sono arrivati alla santità, quindi la meta è, me la immaginavo lì. Invece qua San Paolo all'inizio della lettera, una comunità giovane di persone che hanno conosciuto forse Gesù non so da quanto tempo, li chiama santi. Allora che significa la santità in questa lettera e che cos'è la santità per San Paolo? La possiamo capire in senso cristologico, e mi spiego. Che significa santità in senso cristologico? Significa che per San Paolo tu, noi cristiani, siamo già santi. Siamo già santi. Perché? Perché la santità non è frutto mai delle nostre azioni, se no dell'azione di Gesù nella nostra vita. Quindi per questo i cristiani sono santi. Santi e chiamati alla santità. Quindi per San Paolo, forse già si sa, ma è buono vederlo quello, perché questa è una novità grandissima e questa consapevolezza può portare oggi una novità nella tua vita. Io quando l'ho scoperto e l'ho scoperto in profondità che significa questo e le conseguenze di questo, la mia vita spirituale è iniziata a cambiare. Santità non è fare, ma santità è per San Paolo essere come Gesù. Quella è la santità. Vivere come lui e quindi vivere d'accordo al Vangelo. E questa è una buona notizia, una grandissima buona notizia, prima di tutto perché tu oggi con i tuoi anni e con la tua professione, nella situazione di vita in cui sei chiamato ad essere santo, a vivere come Gesù. E ce la puoi fare. Perché? Perché Gesù vuole agire in te. Il padre Hurtado dice una frase che sempre mi è piaciuta, che ve la dico. Dice, guardate che dice il padre Hurtado. Cristo vuole compiere nel suo corpo mistico, e poi la spieghiamo, azioni che non ha compiuto nella sua vita terrena. Gesù, vivo e risorto, vuole compiere nel suo corpo, che siamo noi, le sue membra, azioni che non ha compiuto nella sua vita terrena. E questo è profondissimo se ci pensate. Gesù non è stato medico, ma vuole essere medico. Gesù non è stato professore, ma vuole essere professore. Vuole compiere. Gesù non è stato, non so, lavoratore, ma vuole in te compiere queste azioni. Questa è proprio il centro, il nucleo per San Paolo della santità. Vivere d'accordo al mio stato di vita, alla mia situazione, per quanto io più posso, come Gesù, con Lui, in Lui, essere come Lui, chiamato a questo, a realizzare questo. Ed è una buona notizia perché l'azione di Gesù non ha limiti di tempo, sorpassa qualsiasi limite di tempo e di spazio. Quindi possiamo e dobbiamo puntare alla santità. È a portata di mano. Quando siamo andati a Međugorje, sopra Emanuele faceva un'inchiesta e diceva: non vi giudico, non dico niente, alzate le mani. Quanti secondo voi andranno al paradiso? Ve lo faccio anche voi. Quanti puntano al purgatorio? Alzate le mani.
Chi pensa di andare in purgatorio? E lei diceva, sbagliato, perché se tu parti già puntando al purgatorio... No, diceva, forse finisci più basso, però... Però tu devi puntare alla santità. Devi puntare alla santità, e se capiamo bene questo concetto di San Paolo, questa idea che San Paolo ci dà, sì, possiamo puntare alla santità. Io voglio, decido, mi apro oggi all'azione di Gesù. Qualcosa che io raggiungo per fede, è un dono. E come Gesù non vuole che io sia santo? Come? Perché? Perché non... Lo vuole, certo, ma a 50 anni sì, chiaro, a 60, 70, 80, lo vuole. Quindi questa è la vita cristiana, no? E difatti San Paolo lo dice, è molto umile, lui l'ha raggiunta, no? Però lui dopo lo dice, in 3.12 dice, guardate, non ho raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, che è la santità, ma mi sforzo di correre per conquistarla. Mi sforzo. Quindi la domanda che vi lascio qui, forse per riflettere, è: sono consapevole di questo dono? Sono consapevole del fatto che Gesù vuole vivere in me? Sono consapevole del fatto che, perché forse spesso lo pensiamo, io lo pensavo, che la santità non è un optional per noi, che noi veramente siamo chiamati ad essere santi, che la vita cristiana è essere come Gesù. E poi adesso lo vedremo che significa essere come Gesù, un programma entusiasmante, bellissimo. Ma non è un optional, non è che se ci arrivo, no, è qualcosa di caratteristico. E quindi se io mi rendo conto di questo dono che Gesù mi vuole fare, di vivere in me e di iniziare da oggi, ma forse già iniziato, a mettermi in cammino verso la mia santità, che aspetti io devo lavorare? Che sforzi devo fare, come diceva San Paolo, no? Per iniziare a conquistare la santità, iniziare a conquistare questa meta, che è la santità. Quindi secondo aspetto, un santo chiamato alla santità. Terzo aspetto, un conoscitore di Gesù. Questa è una delle citazioni più profonde di San Paolo, e la leggo da qui perché non si legge. Dice qui, ma queste cose, qua quando dice queste cose si riferisce a tutto quello che San Paolo aveva accumulato in precedenza, quindi... la sua conoscenza della legge, molte, moltissime cose che aveva raggiunto prima di incontrarsi con Gesù. Ma queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Io pensavo un po' questa... riflettevo e mi immaginavo Paolo che pensava al suo passato, che è molto forse simile al nostro. Lui era il professionista della legge, non c'era nessuno forse che conosceva la legge come lui. Studioso appassionato, conosceva il mondo greco, il mondo pagano, tanto è vero che lui poi può andare ad evangelizzare i greci e i pagani perché li conosceva, aveva studiato. Conosceva i filosofi, era un esperto conoscitore, zeloso per la legge, cercava la giustizia radicale, tantissime cose, ma tutte queste cose lui, c'è un termine più forte qua tradotto per me male, lui dice le considero spazzatura. Perché? Perché vuole far risaltare che qual è la caratteristica più importante per un cristiano? È giustamente la conoscenza di Gesù. Per cui il terzo aspetto,
che il cristiano è un esperto in Gesù, è uno che conosce profondamente Gesù, che ha iniziato questo cammino e che progredisce sempre di più, che lo vuole conoscere a lui sempre di più. Questo è un terzo aspetto che ha caratterizzato la vita di San Paolo. E San Paolo ci dice che deve caratterizzare anche la mia vita, la conoscenza di Gesù. Quindi dopo la conversione Paolo si butta in questo cammino e arriva una conoscenza tanto, tanto profonda che lui arriva a chiamare Cristo Gesù mio Signore. Mio Signore. È profondo questo aggettivo mio. Santo Tommaso nella Somma Teologica dice che quando parla della conoscenza, di come l'anima conosce, dice che l'anima in tutte le cose e tutte le cose sono nell'anima. Spiego perché e poi dopo a che voglio arrivare. L'anima in tutte le cose e tutte le cose sono nell'anima. Perché? Perché l'uomo conosce immaterialmente. E quindi quando io conosco una cosa, è come se quella cosa entra a far parte di me. È mia nel senso che entra nella mia intelligenza, nella mia mente, si può dire, quella conoscenza mi inizia a modificare da dentro e quindi è mia in questo senso. E quindi in questo senso Santo Tommaso dice possiamo dire che tutte le cose sono nell'anima, nel senso che io quando le conosco mi approprio di quelle cose e iniziano a far parte di me, del mio bagaglio di esperienze. Quindi Francesco c'ha tutta una serie di cose conosciute che fanno parte di lui. Bene, la stessa cosa San Paolo dice quando usa questo aggettivo, mio Signore. Che vuole dire là San Paolo? Che Gesù io l'ho conosciuto così profondamente che sta dentro di me, vive dentro di me, è mio, fa parte di me. Io lo conosco, Gesù vive in me e mi trasforma da dentro. Questa è la conoscenza a cui San Paolo arriva e cui ci chiama ad arrivare, piano piano, no? Quindi che vuol dire quello? Che i criteri di Gesù, i sentimenti di Gesù, i pensieri di Gesù sono in me. Tanto è vero che San Paolo arriva a dire non vivo io, ma Cristo vive in me. E questo, se volete, è proprio l'essenza della vita cristiana. L'essenza della vita cristiana. Ed è un programma che dura tutta la vita, entusiasmante. Gesù vuole oggi darti il suo modo di pensare, il suo modo di sentire, il suo modo di agire. E quindi tu veramente puoi essere, come cristiano, un altro Cristo. Guardate che profondo questo. E questo non è che sono chiamati solo San Paolo, lui lo dice a tutti, si riferisce a tutti i cristiani. Ok, quindi qui vi voglio dare un consiglio, come mettersi in questo cammino, no? Evidentemente ci sono due binari, no? È chiaro che da soli non possiamo essere come Cristo, no? Abbiamo bisogno della grazia, no? Quindi come fare in modo che Gesù entri e viva sempre di più dentro di me, nei miei pensieri, criteri, eccetera, eccetera. Un modo facile, mi sembra facile, devi lavorare però, è facile, è che vi consiglio meditare le scritture. Un mezzo è meditare le scritture. Perché lo dice San Geronimo, chi conosce la scrittura, i Vangeli, conosce Gesù.
Ma come bisogna meditare le scritture fissando lo sguardo su Gesù? Quindi ti consiglio, se hai tempo, di iniziare a metterti in questo cammino. Se vuoi veramente che Gesù tocchi e trasformi la tua vita, medita le scritture. Medita il Vangelo del giorno, fissa lo sguardo su Gesù e inizia a guardare. È molto semplice questo, perché Gesù lo mostra a tutti. Inizia a guardare come agisce Gesù, come si comporta, come sente Lui. Guardate che se vi mettete in questo fiume è profondissimo ed è bellissimo vedere Gesù all'opera. E quello che io vedo in Lui cerco di imitarlo. Per esempio, non so, lo vogliono ammazzare e lui si dilegua. Che sente in quella situazione? Come si comportano i peccatori? Ovvero con persone che gli stavano un po' sulle scatole, perché i peccatori, immagino che forse bestemmiavano, però lui come sente là, come agisce? E io sono chiamato a fare lo stesso. Come si comporta con la sua famiglia, come si comporta con i lontani, come si... Guardate che se uno si mette in questo, cioè da imparare a imparare, no? E quindi mi metto alla scuola, là, mi imparo da Gesù. E mi va trasformando il Signore. Quarto. Quindi conoscitore di Gesù, esperto di Gesù. Quarto, proteso in avanti. Qua dice San Paolo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Qui dico solo alcune cose. Mi sembra che possano aiutarci, perché dice San Paolo che bisogna dimenticare le cose passate, ma non è negativo ricordare il passato, però mi identificavo, penso, due modi sbagliati di afferrarsi al passato, e forse qualcuno qua, penso forse tutti, o non so, a volte incappiamo in questi due modi. Quindi per questo voglio dire, c'è due modi sbagliati di afferrarsi al passato, che mi sembra che sono negativi, perché a volte ci tengono bloccati e non ci fanno crescere nella vita spirituale e nella nostra vita di fede come cristiani. La prima tentazione, che è quella delle più grandi, è nostra, che a me è capitata, non so, forse anche a voi molte volte, è di afferrarsi a modi di essere personali, modi di agire, e pensare, vabbè, io già so così. E che buco? È così. C'hai 40 anni, 50, e mo' non hai cambiato tutta la vita, mo' cambi mo'. E quindi uno si afferra a queste cose. Io me ne sono reso conto poi col tempo, no? Che è falso, è negativo, è sbagliato. Perché? Perché uno pensa, no, vabbè, è già così, punto, lo devo accettare, va bene, può darsi. Ma a volte ho scoperto che di fondo uno si afferra a quelle cose per paura di cambiare, o per resistenza, o perché è veramente attaccato a certe cose, certi modi di pensare, di agire, che a volte non sono d'accordo con i criteri, le azioni, i pensieri, i sentimenti di Gesù. Quindi questo è un primo modo sbagliato di afferrarsi al passato, ok? Che ci blocca. E lo dico, ma vabbè, forse già lo sapete,
Ed è anche un peccato a volte, perché quando uno pensa questo non lo posso cambiare, si chiama disperazione, che è il contrario della speranza. È un peccato contro la speranza. E noi cristiani viviamo continuamente nella speranza. La grazia di Dio, lo ribadisco, lo dico, e se hai fede è così. La grazia di Dio non ha limiti di tempo, di spazio, situazione. San Paolo dice: tutto lo posso in colui che mi dà la forza. È così. Che bisogna fare? Crederci. Perché non avvengono i cambiamenti? Perché non cambiano le cose a volte? Perché non ci crediamo. Perché lo dice il Vangelo. Se tu chiedi credendo nel tuo cuore che già l'hai ottenuto, lo otterrai. Quindi lì Dio ci mette alla prova nella fede, no? Quindi bisogna fare a volte questi colpi della pace, dire: Signore, io credo che tu sta situazione, questa cosa che io mi porto dietro da 30 anni, la puoi cambiare, e la vuoi cambiare, e mi apro, e mi sforzo, no? Per iniziare a cambiare. Quindi non afferrarsi in questo senso significa dare un taglio con quello. E la seconda è la nostalgia, che è quel sentimento, che pure quella tentazione che prende tutti, penso, ma noi specialmente, io già non includo, già non sono tanto giovane, che io stavo meglio quando stavo peggio, quella sensazione, ovvero quando non avevo fede. E questo pure è falso, ci paralizza a volte, perché ti fa guardare più indietro che avanti. È il contrario di quello che dice San Paolo: dimenticando quello mi butto avanti. E quindi la nostalgia del mondo, nostalgia di situazioni passate, e mo c'ho fede, e mo non lo posso più fare. Falso, falso, menzogna. Non ti portava alla felicità. Quindi taglia con quello. O anche qui non la nostalgia, ma la tristezza rispetto a cose accadute nel passato, che sono accadute e che io non posso cambiare. Quello ho visto che anche a volte spiritualmente ti taglia le ali, ti taglia le gambe. Sarebbe come rimuginare su cose che sono accadute e che non si possono cambiare. E infatti qua c'è Rita, ma mi ricordavo quando studiavo psicologia che una delle cose del disturbo post-traumatico da stress è proprio questa, di rimuginare su un evento che è accaduto e se, non so, è morto una, e se avessi chiuso il gas, e se non quello, e poi questi se diventa una mancanza di accettazione e inizia a dire: perché non è stato così? E ti chiudi là in questo evento e ti blocca, ti paralizza. E quindi perché quella volta quando ho litigato non gli ho detto, e taglia, è caduto, già, basta. Quindi su alcune cose bisogna andare avanti, no? C'è una preghiera molto bella, profonda, che penso che guarisce molto, no? Che dice: Signore, dammi la forza di accettare quello che non posso cambiare. E di dirmi interiormente: è così. Ah, che pace quando uno può fare quello. È così, è successo. Quello lo accetto. E dammi la forza di cambiare quello che posso cambiare ancora, dice Stanza. Perché puoi fare tante cose, e magari per guardare a quello che non puoi cambiare, non cambi quello che puoi cambiare ancora. Ok, quindi dimenticare il passato è terzo. Quindi dimenticare il passato, dice Gesù, questo lo dico al volo, dice Gesù attraverso San Paolo,
Che significa anche a volte, perché molti veniamo da cammini diversi di vita cristiana, significa anche per Paolo dimenticare le cose buone che ho fatto. Perché a volte, lo dico, forse può essere utile, quando fa riferimento Paolo al passato non fa riferimento solo alle cose brutte, sennò anche alle cose positive. E Paolo ce ne aveva di cose che aveva fatto, no? E sempre lo dice, guarda, se c'è uno che si può vantare, eccomi qua. Ti ho fatto questo, questo, quello, quello, quell'altro, ma mi scordo. A volte questo è positivo se tutto il bagaglio e le cose che ci portiamo dietro sono prime e superiori, no? Possono essere anche un ostacolo se uno non le prende con umiltà, e quindi per quello dice San Paolo dimentica. E difatti San Francesco, quando a fine vita, quando i fratelli gli ricordavano tutto quello che aveva fatto, hai fondato questo, quell'altro, guarda quante case, frutto di qua, di là, lui rispondeva: fratelli, cominciamo a servire il Signore, perché fino ad ora abbiamo fatto poco e niente. Fine vita. Reagiva a questa tentazione di vantarsi. E ultimo, e chiudo, il cristiano è un luogo di culto per Dio. Qui non vi leggo la frase, è molto lunga, però ve la potete annotare. Ma qui due parole subito e chiudiamo. Che significa questo? Che poiché Gesù è vivo, siccome Gesù è vivo e vive dentro di noi, Gesù ha instaurato un nuovo concetto di adorazione. Prima per gli ebrei l'adorazione, la preghiera, il culto, come noi lo chiamiamo in dialetto, non so, dalle mie parti andare alla messa era andare al culto. Significava andare al tempio e fare le preghiere e uscire. Quello era il culto per gli ebrei, quindi andare al tempio e ascoltare la parola di Dio, eccetera. Ma è per uno dei motivi per cui Gesù viene accusato dagli ebrei, no? Perché non potevano capire quello che Gesù diceva. Gesù dice che siccome lui vive in noi, la nostra vita, quindi tutta la vita quotidiana, tutto quello che facciamo, si trasforma in un luogo di preghiera, in un luogo di adorazione a Dio. È un concetto di adorazione che è molto semplice. Quello che sta dicendo San Paolo qui è che tutta la tua vita può essere un luogo per adorare, glorificare, dare gloria a Dio. E quindi tu ti trasformi in un luogo di culto, in un tempio. Come? Glorificando Dio in tutto quello che fai. Si capisce? E per questo San Paolo nella lettera ai Romani poi lo dice, di offrire un culto gradito a Dio e di offrire tutta la nostra vita come luogo di culto a Dio. Questa è una cosa che può sembrare un po' profonda. Perché? Perché San Paolo si era reso conto di un fatto, che noi umani abbiamo bisogno di giocarci la vita per qualcosa, di dare la nostra vita, e sta proprio nel nostro DNA voler dare la vita per una causa, per qualcosa, quindi dare culto a questo qualcosa. E quindi se non diamo culto a Dio,
San Paolo se ne era reso conto. Lasciamo spazio per il culto ad altre cose. Quindi la domanda è: a chi dai culto? A chi vivi tutta la tua vita? Lui si era reso conto che quello che ti libera veramente, quello che ti fa veramente libero, è con tutta la tua vita servire il Signore. È solo Lui. E quindi per questo vi lascio come mezzo di aiuto, di può aiutare, di rinnovare le offerte, quelle che facciamo solitamente. Le offerte sono profondissime, si può offrire qualsiasi cosa, giornata di lavoro a casa, studio o lezioni, medico, offro le mani, il cuore. Quindi offrirci come luogo di tutto per me.